siamo al cimitero di Borgo Franco. Sono venuto a fare una ripresa urbex per far vedere quanto è vecchio, dal 1970, è vecchio vecchio, 1800. Ok, qua siamo al piano di sotto. Ok, di chi è sta palla? Non c'è nessuno qua. Signore, mi passa la palla, per favore. Ma chi sei? Bambino, come ti chiami? Bambino? Vabbè. C'è nessuno. Bambino, la tua cazzo di palla però. Dove sei? Non vedere da dove arrivate. Ma chi è? Non c'è nessuno. Chi è? Oh cazzo, mi è scappato. Via. Io sta cazzo di palla, affanculo, va. Via. Allora Matteo, dimmi. Ti ricordi quella volta che siamo lì andati al cimitero a fare quell'urbes, cimitero Fiorano? Sì. È stato bello quel cimitero lì. Quello sì. Quello è stato veramente pauroso è stato. Dovremmo andare anche di notte. Dovremmo fare una cosa di notte, dovremmo fare. E questo adesso, come qua, questo cimitero l'abbiamo già visto, bello. E adesso pian piano faremo anche questa produzione qua. E adesso stiamo andando verso pericolo 38. Pericolo 38 si trova proprio là, adesso hai visto qua che zona qua? Di là c'è un altro cimitero più vecchio ancora. Sì? Di là, sì. Dalla parte di là c'è un cimitero proprio che scende giù nella collina. Oh, chi è quello? Cazzo! Andiamo con calma. Ma visto, ma chi era? No, ma non c'è più! Non ci credo! Non c'è più! Ma cosa? Ma non c'è più, non c'è! Ma hai visto?
È la stessa bambina che abbiamo visto qua, ti ricordi? Qua, lì! Minchia! Cos'è? Scendeva giù dalle gradine, ho guardato, non c'era nessuno, ho sentito solo una voce di una bambina, di un bambino che mi diceva per favore passami la palla. Cosa? Poi sono andato a vedere e non c'era più nessuno, è sparito. Strano. E dovevamo fare una stessa produzione lì a quel cimitero di Fiorano di nuovo. Ah, no. Quello di Fiorano che avevamo fatto di notte. Di notte. E poi c'era questo cimiterino qua sopra che anche lì ho visto delle cose che non vanno, che fa paura. Quindi lì c'è un cimiterino che dobbiamo ancora fare. Sì. Perché è vecchio vecchio quello, deve essere del 72, 700 anche quello. E poi ci abbiamo l'altro. Aiuto! Porca bastava, hai visto quella bambina? Minchia! Ma magari è stato solo una. Comunque dopo che facciamo quella. Siamo arrivati, che, allora, dopo che facciamo quella produzione dobbiamo vedere per altre produzioni. Sarebbe bella anche la sopra, guarda sopra il ponte. Se, lì c'è infatti una cascina abbandonata, dovremmo andare anche lì un giorno. Allora, c'è davvero, hai visto? Sì. Minchia. Ci siamo solo noi, il resto dormono. Guarda, ci sono io, Stefano e Matteo. Io la scena adesso sto riprendendo tutto di qua. Poi c'è gente che ci fa compagnia, senti che bordello. Vieni qua. E da qua devo accendere. Questo salito non finisce più, alla miseria, la scala mobile devo mettere, porco di.
Ok. Ma chi è? Chi è Federico? Chi è? Ha visto che c'è qualcuno lì? Sì. Chi è? Oh, Madonna, chi è? Oddio mio. Oddio mio. Oh, minchia, guarda che c'è. Oddio mio, oddio mio, andiamo via, via, scappiamo, via! Via, via, via! Via! Ok. Lo sai Federico che c'è una bambina che ci persegue? Sì. Lo sai? Sì. Guarda, guarda lì, guarda lì. Chi è? Chi è? La bambina che ti dico, guarda. Guarda chi c'è. Chi c'è? Bambina, la tua palla dov'è? Guarda, c'è il portone. La palla, non ce l'abbiamo la palla. Non ce l'abbiamo la palla. Via, via, via. Via, via, via. Via, via, via. Via, guarda. Più alto. Sì. Io sono il fan. Ho già cominciato. Non c'è fan. Thank you.
non andare in strada. Ma ero proprio il limite, ero fuori. Non era mezzo. Adesso così è mezzo. Così. Io ero qui. Se è un che vuoi fuori. E però in fondo più strada. Adesso è mezzo. Perché okay, vi devo superare? Lo potevamo fare insieme. Con me solo. Dove andate? Andiamo, che dobbiamo fare? Dopo glielo dici. La mamma? Penso che lo sappia. Gli ha telefonato lei. Già, qua non cammina con quella. Allora ci raggiungiamo di là, perché io passo di qua. Passo questo giro, facciamo un giro di là. Sei registrato? Sì. Sto registrato, cioè sto facendo la panoramica del paese.